Tonia è un'amica della prima ora alla quale io sono molto legato, quindi mi fa molto piacere che lei sia in pista al mio fianco, come lo è sempre stata. E poi c'è un dato politico, perché è persona seria, competente, preparata, che certamente può dare un contributo molto importante, non solamente di quantità, perché di voti ne prenderà, ma anche qualitativo. Un endorsement che Tonia Spina non vuole tradire e a cui intende far seguire un impegno incessante in favore del suo territorio. Gli obiettivi sono chiari e condivisi dall'intera coalizione di centrodestra, spiega la professionista bicegliese candidata al Consiglio regionale nella lista di Fratelli d'Italia. Prima di tutto rilanciare il settore agricolo messo in ginocchio dalla xylella e poi sfruttare i fondi europei che il governo di centrosinistra ha colpevolmente male amministrato. Abbiamo avuto 20 milioni di alberi di olivi distrutti dalla xylella. È una gestione dei fondi comunitari che veramente lascia molto a desiderare. Proprio stamattina ho incontrato un imprenditore che ha ottenuto un finanziamento che probabilmente dovrà restituire, perché è uno dei 100 imprenditori per i quali sono stati sbagliati i bandi, e in virtù di quella sentenza del TAR Puglia che ha deciso che le modalità con le quali erano stati attribuiti i finanziamenti era sbagliata, si trova costretto oggi a restituire quelle somme. E allora mi metto nei panni di quanti invece hanno iniziato a fare gli investimenti, quindi ad utilizzare le somme, perché con decreto erano stati ammessi al finanziamento e non sono in grado di supportare la restituzione. Niente di peggio, davvero niente di peggio. Altro settore su cui Tonia Spina intende concentrare i suoi sforzi è quello del turismo. Nella nostra provincia, spiega, il salto di qualità può avvenire solo attraverso sinergie efficaci che mettano in rete i comuni del territorio. In questo scenario la regione può avere un ruolo determinante. Ritengo che il nostro territorio merita di essere visitato più agevolmente dai turisti, meritano le nostre imprese di potersi promuovere all'estero. Da assessore alla provincia ho fatto in modo che fossero create sul territorio le reti d'impresa, perché ritengo che sia un'innovazione assolutamente vincente. Oltre al percorso dell'internazionalizzazione e della valorizzazione dei nostri prodotti, che sicuramente unito alle nostre risorse culturali, e ce ne abbiamo tante, a partire da Canosa con il polo archeologico, ai nostri monumenti storici, la cattedrale di Trani, il dolmen di Biceglie, sono tutti diciamo, siti che vanno valorizzati e vanno coniugati con la buona cucina, con i prodotti della nostra tavola, con i sapori e gli odori del nostro territorio. Sicuramente la regione può far tanto per il nostro territorio.